Ciao a tutti, siamo su High Performer, io sono Alfredo Olivieri e oggi apriamo questa nuova piccola rubrica del vintage informatico, cioè le informazioni, le cose un po' vintage che riguardano il mondo dell'informatica che ormai dal punto di vista commerciale ha ben più di 30 anni. La notizia curiosa è questa. Steve Jobs è stato licenziato il 16 settembre da amministratore delegato della Apple e riassunto il 16 settembre come amministratore delegato della Apple. Strano? No, perché è avvenuto a 12 anni di distanza. Cioè, il 16 settembre 1985, Steve Jobs venne licenziato dall'allora co-amministratore delegato John Sculley. Fondò quella che noi conosciamo come Next, una società informatica che non ebbe un gran successo commerciale, ma che ospitò un sistema operativo assolutamente rivoluzionario che la Apple riacquistò esattamente 12 anni dopo alla cifra di 400 milioni di dollari e riassumendo sempre il 16 settembre 1997 Steve Jobs come amministratore delegato. A volte tornano